i Bar y Café. Porque sé que sueñas con poderme ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver. Ripartono i giovedì sera latini con Max Latino. No me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Il venerdì è all'insegna della musica dal vivo, dagli anni 70 ad oggi, con New Style and Gianca. Scommettiamo che ti diverti? A Voghera, in via Fratelli Rosselli 139. Buon venerdì a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. È uscito in queste settimane Bridget Jones Baby, il nuovo film che segna il ritorno del personaggio di Bridget Jones al cinema. La buffa eroina anche questa volta sarà contesa tra due amori, ma dovrà destreggiarsi anche con l'arrivo inatteso di un figlio. Lei ha visto questo film? Non l'ho ancora visto. Ha visto quelli precedenti? No. Praticamente questa storia riguarda una donna abbastanza in carne e buffa che con la sua simpatia riesce a conquistare due uomini e poi sceglie tra uno dei due. Secondo lei questo personaggio come mai può piacere così tanto al pubblico? Perché la carne sull'osso ci sta benissimo, magri tocche ossa, ma la donna formosa è diverso. Io sono di questo parere perché sono mamma, nonna. Anzi, ho fatto una cura un po' ingrassante perché ero andata proprio giù di peso, mi sono messa dietro a mangiare di tutto per prendere 3-4 kg, sono fiera e contenta. Sì, l'ho visto. Ti è piaciuto? Sì, mi è piaciuto, come rispetto agli altri, sì, è un altro tipo di film, diciamo. Gli altri parlava soprattutto sul suo personaggio e basta, invece questo ha ambientato anche su altri argomenti. Secondo te come mai un personaggio così buffo ha così tanto successo? Perché secondo me in una società come adesso, che c'è troppa perfezione, troppo così, la società ha bisogno anche di sdrammatizzare e di un po' di vedere com'è in realtà la vita. Quindi non c'è, in questo mondo dove sono tutte perfette, belle così, anche questo personaggio fanno vedere come la vita normale di una ragazza normale, diciamo, con i suoi difetti, i suoi pregi. No, non l'ho ancora visto. Ha visto quelli precedenti? Ho visto i precedenti in televisione, sì. Come le sono sembrati? Carini. Secondo lei come mai questo personaggio, comunque abbastanza buffo, ha fatto così successo? Ma perché probabilmente assomiglia un po' alla maggior parte di noi. Un po' sfigati, un po' va bene, un po' va male. Aspiriamo magari a qualcosa di bello, ma temiamo di volere qualcosa di bello. E quindi secondo me tante ragazze ci si ritrovano. Secondo lei questo personaggio, proprio perché è così buffo, così goffo, anche comunque in carne, può essere un esempio per le donne contemporanee di oggi? Può essere bella di cuore, avrà qualcosa di bello all'interno che lei lo fa vedere, lo fa capire, l'uomo si innamora. Quindi può essere un esempio. Certo, mangiate, state bene, perché se fai il bollito con l'osso, il bollito, il brodo viene brutto. Se lo fai con la carne, l'esso, come viene il brodo? È quello che dico. Secondo me sì, lo stesso, perché fanno vedere, appunto, come ho detto prima, che è una ragazza normale, come può essere chiunque, in una società che è diventata troppo basata sull'estetica. Sì, direi di sì, perché se è tutto basato sulla bellezza, sull'essere magri, sull'essere belle, ma si dà poco valore invece a quello che abbiamo dentro noi e alla nostra intelligenza, direi di sì, se viene vista sotto questo aspetto sì, se viene vista soltanto come un discorso di comicità no, ma io penso che tante persone, tante donne, tante ragazze vedono questo, penso. Una persona che è fuori dai canoni, degli stereotipi di oggi, quindi. Sì. Ho appena visto un giornale, sfogliato un giornale, guardavo queste modelle magrissime e dicevo quando arriveranno a fare una sfilata di moda con delle donne, sì belle, ma normali un po' in carne, quando arriveranno a farla? Mai probabilmente.